Ragazzi, adoro i frutti di mare. Quanto mi piace la Nutella, ragazzi. Ehi, ma se mi piace la Nutella e mi piacciono i frutti di mare, potrei provare a metterli insieme. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Oggi siamo qui con un film della Asylum molto bello che si chiama Sharknado, molto bello. Cercano di unire due cose come gli squali e i tornadi, doppio pericolo. Diciamo che l'unico pericolo vero è quello di addormentarsi, perché questo film, oltre ad essere veramente brutto, è anche una rottura di cazzo senza pari. Dunque, la trama è questa. C'è questo tornado che gira sul mare. Ed è un tornado speciale questo qui. Perché è selettivo. Sì. Preleva dal mare soltanto gli squali, perché altri triglie, tonni, niente, prende solo squali, gli squali e li scaraventa nell'entroterra. La storia ruota intorno al protagonista, che è il proprietario di un bar. Dove sta questo bar, giustamente? Vicino al mare. Vicino al mare, quindi il bar viene distrutto da questa onda anomala. Tornadi, onde anomale, c'è di tutto, mancano gli asteroidi, poi proprio la cosa è completa. Ne vedrete delle belle, anche perché gli squali entrano dalle fottute finestre, entrano proprio nel bar dalla finestra. Ok ragazzi, adesso abbiamo uno dei momenti più tristi dell'intero film, il momento in cui il protagonista raggiunge la casa della sua ex moglie ed è il suo nuovo compagno. Per fare cosa? Per convincerli a evacuare, perché sta arrivando il pericolo, questa inondazione di squali. Esatto, ovviamente non gli credono neanche per il cazzo, gli dicono no, ma che stai a dire? È tutto a posto. L'ex marito cerca di convincerli, non ci riesce, tant'è che il nuovo compagno va alla finestra cercando di dimostrare, no, ma che guarda, è tutto a posto. Guarda fuori, non c'è niente, e succede. In quel momento uno squalo rompe la finestra, gli piomba in faccia e arriva questa inondazione. Sì, da questo momento la casa sarà completamente allagata. Ci sarà mezzo metro d'acqua, comunque sufficiente a far camminare squali di una tonnellata o due in giro per il soggiorno. Così, giusto? C'è la pinna fuori, il resto dello squalo non sappiamo dove sia in quel mezzo metro. C'è questo squalo che è tipo una sogliola, riesce ad appiattirsi nel soggiorno. Sì, comunque e sia. E mettere in difficoltà una famiglia armata di fucili a pompa. Sì, perché c'è la barista. C'è anche la barista che ha questo fucile a pompa, ma lo usa molto male. Meno male che c'è quel bell'armadio e lo usano per spostare lo squalo in uno spazio. Quanti metri c'erano? Quanto spazio c'era tra lo squalo e il muro? Tu non hai capito, sti squali non solo si appiattiscono così, sono anche a fisarmonica. E tu li puoi schiacciare contro il muro perché e nuotano all'indietro. Questa squalo si sente perso, perché sopra non può andare, giù non può andare perché già si è appiattito come un foglio fabriano. Allora non si diluisce nel muro. Sì, si compenetra nella parete e scompare. Così se ne va. E insomma, alla fine viene ucciso dalla barista, che si ricorda di colpo di avere questa magica arma dai colpi infiniti. Gli pianta 7-8 pallottole in testa a sto squalo e riescono ad uscire dalla casa. E qui arriva la cosa spettacolare. Perché si presume che se in casa ci sono, non so, un metro d'acqua, mezzo metro buono d'acqua, anche di più. Fuori sembra che c'è una semplice pioggia normale, cioè l'asfalto sì è un po' bagnato, ma... Cioè, ma mi spiegate come cazzo è possibile che se si è allagata casa, fuori non c'è acqua? Cioè, fuori deve esserci minimo altrettanta acqua, porco il cazzo. Ma come gli viene in mente? Comunque sia, andiamo avanti. A questo punto vediamo il nostro protagonista agire in maniera altruistica, sì, verso i ragazzini intrappolati in uno scuolabus sotto un ponte. Sotto un ponte. Ad ogni modo, li salva. Come grazie li salva? A una fune e lui... a uno cerca di tirarli su. Sì, in realtà li tira su l'amico che ha anche il polpaccio smangiucchiato da uno squalo. Li tira su perché lui è forte, un uomo forte, riesce a sollevare i bambini uno ad uno, finché sono bambini, vabbè. Poi tira su anche l'insegnante, sempre lui, non è che prende una pausa. Questa scena è lunga e non serve a un cazzo, perché se tu la prendi di pacco, la tagli con i forbicioni e la butti alle ortiche,
Il film comunque funziona. Cioè, funziona. No, aspetta, non esageriamo. Gli squali bravi intorno allo squalobus si facevano il loro giretto. Quando però è il turno del protagonista di salire sul ponte, le cose cambiano. La corda comincia a spezzarsi. A spezzarsi, sì. Forse perché un grosso squalo si è appeso alla corda dietro al nostro protagonista, che comunque sia riesce a... È uno squalo circense. È uno squalo circense molto, molto abile. Non è una merda solo per queste incongruenze fisiche, queste incongruenze... È proprio brutta l'idea, cioè, ma immaginate quelli dell'Asylum dentro una stanza. Signori, ho un'idea. Gli squali piacciono alla gente? Eh? Gli piacciono, vero? Piacciono i film catastrofici? Un film famoso, Tornado. Bravo. Uniamo le due cose. Chissà che cosa verrà... Una merda verrà fuori. Ve lo diciamo noi. A questo punto il nostro protagonista riesce a salvarsi mandando lo squalo a fanculo, tagliando il cavo. Lo squalo rientra nel suo elemento, la merda. E poi ci troviamo ad una fase altrettanto entusiasmante di questo film. E qui, ragazzi, il capolavoro, cioè proprio la fattura pedestre del film viene fuori prepotentemente in questa scena. Come vedete, per rendere la cosa più concitata, è tutta girata con la camera a mano questa scena, no? Tutto un po' mosso, che c'è una sola inquadratura che è immobile, su cavalletto. E tu capisci già da prima quello che sta per succedere. Tu l'avevi capito? No, non avevo neanche sospettato lontanamente che quell'inquadratura servisse per un effetto di merda come quello. È un effetto di merda come tutti gli altri effetti del film, ma stavolta l'effetto è duplice, perché non solo fa schifo l'effetto, ma tu da un quarto d'ora prima, dai, forza, un quarto d'ora fate questo effetto di merda. A questo punto, ragazzi, visto che la famiglia del protagonista non è del tutto al completo, gli altri due personaggi, la barista e l'amico, non hanno famiglia, non hanno nessuno. Cioè, lui è l'unico in tutta la città ad avere una famiglia da andare a recuperare. Comunque sia, vanno a recuperare anche il figlio, che ha più o meno l'età del padre, però non ha il padre. Questa è la cosa. Quante cose ci stanno. Il figlio di quest'uomo è un pilota, giusto? Sì, un pilota. Di elicotteri. Nel momento in cui arrivano... Studiano un piano per eliminare i tornadi, diciamo. Sì, non per andarsene, attenzione. Per eliminare i tornadi. Studiano un piano di uccisione di questi, proprio uccisione fisica. Perché sono degli esseri viventi, i tornadi. Giustamente, bisogna uccidere questi tornadi, ok? Sì. Allora, il piano qual è? Il piano è di costruire delle bombe. Perché tu nell'hangar dove tieni gli elicotteri hai del materiale per fare bombe. Per fare bombe. Poi di avvicinarsi il più possibile al tornado e lanciarle. Con quale mezzo? Penso che decidono di andarci. Con l'elicottero del film. Perché come tutti sappiamo, con l'elicottero se ti avvicini a un tornado Non succede niente. No. Non è che perdi. Ho letto un libro che dice che puoi infilare il pene in tutta sicurezza dentro i tornadi, non ti succede niente. Comunque si costruiscono queste bombe e il figlio del protagonista e la barista salgono sullo stesso elicottero. Perché sti due se la intendono anche un pochino. Sì. Si piacciono. Si capisce nel film un po'. Peccato che la storia d'amore vada a finire male, perché riescono a uccidere un paio di tornadi con queste bombe. Sì. Però va a finire metodo male. Efficace. Sì, va a finire male perché uno squalo si appende all'elicottero, un altro squalo circense. Sì, lo accoltella in testa, dico perché non vuoi morire? Perché non vuoi morire? Perché non vuoi morire? A un certo punto l'Asylum, con questa bellissima sequenza che ci fa capire... Allora, una delle scene più belle del film, secondo me. Lei che è cade, bellissima. Cioè, ci fa capire che lei perde l'equilibrio con una scena, con un'inquadratura, scusate, di pochi millesimi di secondo di un piede che non si sa di chi è, che perde il grip su un palo. A questo punto lei cade giù. Sì, lei cade giù e in quel momento c'è uno squalo. Ma io dico, cioè, già stai facendo volare gli squali dentro un tornado, no? Ma non ti viene un minimo di scrupolo a dire forse è meglio che non gli faccio prendere la gente al volo almeno? No, proprio... Inutile dire, signori miei, che a questo punto rimane l'ultimo tornado, quello più grande, quello cattivo. Quello più difficile da sconfiggere, diciamo. E purtroppo l'amico del protagonista viene sbranato da uno squalo di passaggio, perché passano così. Allora la soluzione sembra essere quella di mettersi nella Jeep e correre all'impazzata con l'auto imbottita d'esplosivo per farla saltare dentro il tornado. E attiviamo anche la nitro per fare figo.
i tornadi si neutralizzano in questo modo. In questo il tornado viene neutralizzato e a questo punto gli squali contenuti in questo tornado più grande sono solo squali martello, mi sembra. Sì, per la maggior parte sono squali martello. La produzione ha detto: per favore, vogliamo una par condicio tra gli squali, perché non vogliamo che ci facciano storie, tutti maco, tutti bianchi, non va bene, anche un paio di martelli, due verdesche li dobbiamo mettere. Comunque sia, questi cazzo di squali cominciano a piovere come se piovesse, per l'appunto, sì. E finisce uno in piscina? No, finiscono più o meno ovunque questi squali, ovunque. E vediamo il protagonista correre in mezzo a questa pioggia di squali. Però il più grosso, il più cattivo, lo squalo bianco, lo squalo bianco di 21 tonnellate proprio, sta per divorare la figlia. Lo squalo cade perfettamente dove sta la figlia, sì, lui sì. Sa già che atterra in quel punto. Sta per mangiarla, allora fa, senti, spostati, metti lo squalo apre la bocca, si lancia. Oh mio Dio, la cosa grave è che lui si lancia dentro lo squalo, la motosega se moto, si lancia dentro. Lo squalo poi si vede, vabbè, si vede a terra, tutti lo danno per spacciato, oddio è morto, ma lui finisce dentro lo squalo con una motosega, no? Con la motosega, e quindi lui con la pazienza, guarda, proprio la pazienza di un artista, si mette lì, sì, 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 sì. Lui invece di fare un bel taglietto prova a uscire, come che cavolo, ti manca un po' di ossigeno, se deve mancare all'interno di uno si squalo. Mette là come un appassionato di bricolage a fare il taglio perfetto, alla fine cioè ha fatto uno squarcio di 3 metri, però lui continua verso la fine, facciamolo il lavoro, fatto bene, da soddisfazione, c'è lui che guarda, sì, questa cosa qui, tutto in silenzio, si vede lui poi esce tutto sporco di sangue, cioè tu dici sei dentro uno squalo bianco, cioè non lo so dove cazzo hai trovato il tempo e lo spazio di organizzarti per tagliare la pancia, però diciamo pure che vogliamo credere all'impossibile, però che in mezzo a tutto quel marasma di squali, perché ne volavano 200.000, tu hai trovato l'unico squalo che ha mangiato la tua barista, perché è quello, e la riesci a portare fuori viva dopo essere stata 40 minuti nella pancia di uno squalo senza aria, con i succhi gastrici, con le triglie. Soprattutto dopo esserci entrato con una motosega. Dopo esserci entrato con una motosega. Cioè, ha trovato il modo di non ferirla lei all'interno. Cioè, non, ragazzi. Quanto è grande questo squalo? È grosso come la hall di un centro. Come la hall di un centro commerciale, la pancia di questo squalo. Ci si possono organizzare i tornei di calcetto in questo squalo. Cioè, veramente uno schifo. E ragazzi, il film finisce qui. Veramente. Delle cose in questo sarebbero film, anche altre cose, però basta, cioè, atteniamoci a quello che chiudiamo è peggio qui. Cioè proprio l'idea di base. Vabbè, allora ragazzi, è arrivato il momento in cui vi consiglio un film bello. Siccome si è parlato di squali, di pesci, vi faccio vedere uno dei pochi film che trattano in qualche modo di pesci decente, cioè Big Fish. Secondo me il film migliore di Tim Burton. E vi dirò di più, Tim Burton è un regista che non sopporto più di tanto, però questo film mi è piaciuto particolarmente perché affronta diversi temi tutti contemporaneamente, tutti in maniera veramente delicatissima, tra cui l'affetto tra il figlio e il padre, affronta il dramma dell'essere sempre fraintesi, dell'essere sopravvalutati o sottovalutati dagli altri, e lo fa tramite questo film che è in realtà un fantasy, ma lo è soltanto nelle immagini, nella struttura è veramente un film drammatico di alta intensità. Quindi consiglio questo Big Fish a tutti quelli che hanno voglia di vedere qualcosa di diverso, ma di fatto vaffanculo bene. E noi ci vediamo la prossima volta. Alla prossima.